Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche in questa puntata, dal colore di retrocomputing, oggi parleremo di Power Mac 6005 contro Power Mac 5005. Quale collezionare per retrocomputing? Le due macchine sono del 1997, anche se portano il nome Power Mac non sono G3, ma entrambe sono G2, ossia con CPU PPC RISC 603 e la CPU è molto meno potente di una G3. Power Mac 5005 lo si trova di solito in due colori, nero oppure beige. Il nero doveva stare in salotto, il beige invece anche in un ufficio oppure in una camera. La versione più potente del 5005 era a 275 MHz con 32 MB di RAM espandibile a 128. Digeriva DIMRAM a 168 pin da 70 nanosecondi. Aveva hard disk IDE da 4 GB, CD-ROM 24x, 2 MB di RAM, acceleratore grafico 2.3D sulla scheda madre, tuner analogico per la televisione, monitor CRT a tubo catodico appunto da 15 pollici, risoluzione video supportate da 512x384 fino a 1280x1024 a 256 colori. La forma del case del Power Mac 5005 ricorda a mio avviso un po' quella di un Color Classic super pompato. È una macchina da scansare come la peste, si surriscalda l'alimentatore, ha gravi problemi di dissipazione e quindi se lo trovaste funzionante è probabile che sia prossimo a tirare le cuoia, perlomeno accendetelo pochissimo oppure quasi mai, se non lo recuperate lo scansate, a mio avviso è anche meglio. Decisamente preferibile invece è il Mini Tower 6005, che è molto più affidabile. Nonostante sia una motherboard performa, il 6005 non soffre dei problemi di dissipazione del 5005. Ha caratteristiche hardware, il 6005, molto simili. Differisce per il clock della CPU, che è di poco più veloce. Il 6005 si trova in 300 MHz con RAM espandibile fino a 64 MB. Digeriva DIMRAM da 168 pin da 60 nanosecondi. Inoltre il 6005 aveva di serie un bel zip drive ed un piccolo subwoofer. Portava di serie hard disk IDE di poco più grandi di 4 GB oppure 6 GB. Allora, se pensate di collezionare un G2, io vi suggerisco di puntare sul 6005, perché è la macchina ovviamente meno vecchia e presumibilmente con meno problemi. Inoltre, soprattutto, ha il case tower, che è di facile accessibilità, ha slot PCI e digerisce hard disk IDE. Quindi non è eccezionale come macchina, essendo inferiore ad un iBook o ad un iMac G3, anche per minore di cicli di clock. Ma comunque, diciamo, il 6005 G2 è uno dei migliori Power PC G2 che la Apple abbia prodotto. Vi invito, se non l'avete fatto, a visionare il podcast Quali computer Apple collezionare dell'epopea Power PC RISC durante la battaglia Apple contro Intel, di solito per sintetizzare storicamente il periodo storico. Si è soliti ricordare il primo computer della nuova piattaforma, il più venduto oppure i più venduti, il più bello oppure quello con il design più insolito, il computer più potente e poi l'ultimo dei moicani della sua piattaforma. Ora, la generazione PowerPC G2 come la generazione G3-G4 non sono né la prima né l'ultima generazione della piattaforma PowerPC, quindi l'interesse storico commerciale è marginale. Nella generazione G2 poi in più non ci sono modelli con hardware di rottura tecnologica, come invece avvenne nella generazione G3 con i tower blu e blue white e quelli mini tower beige. Detto in due parole, io vi sconsiglio di collezionare Power PC della generazione G2, sono macchine vecchie e soprattutto poco potenti.
con scarso interesse storico o commerciale o tecnologico. Tuttavia, se avete collezionato già un Macintosh G5 ed un G3 di rottura tecnologica e state pensando a recuperare un G4 magari da un design insolito, allora, per esigenze di completezza, diciamo, di assortimento della collezione, vi servirà un G2 ed un G1. E dovendo scegliere nel mondo dei Power PC G2, indubbiamente il migliore da pescare è il 6005, che è anche l'ultimo dei moicani della serie Apple Power PC G2. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.